Dopo la scoppola inusitata rimediata a Brindisi una settimana fa, in casa, fra le mura amiche del Città degli Ulivi, i leoncelli riscoprono una vis pugnandi esemplare e arpionano contro la Team Altamura un pari che va loro davvero stretto. Finisce infatti 1-1 il derby della Murgia, avventuroso e appassionante nel suo incerto divenire. Mister Valeriano Loseto ritorna all'amato 4-3-3, provato a lungo in estate, e sistema fra i pali l'under dal cognome poetico Petrarca. Cursori Riefolo e l'immarcabile Chiaradia, centrali l'aulico Silletti e il corsaro Gomes, neo arrivato, proprio come l'under Spinelli, già direttore d'orchestra. Col grintoso Clemente Mariani, cresciuto in modo imperioso cammin facendo. Davanti il fantasista tascabile Taurino, ad inventare per palazzo e figliolia. Ciro Ginestra, d'altro canto, risponde con spina in porta, esterni l'ex Lacassia e Bertolo, gancia a creare gioco con Bolognese, Sosa trequartista alle spalle di Croce e Casiello. Dopo il doveroso raccoglimento in memoria delle vittime dell'alluvione nelle Marche, al minuto 6 subito un'emozione. Cambio di gioco di palazzo per Taurino, che viaggia e indovina in area Clemente, che viene trebbiato da Schiavino. Rigore. Dal dischetto, gracilino il destro di palazzo, spina respinge. 3 minuti e mezza girata senza vigore del capitano sul servizio del genio Tarantino. Subito dopo il quarto d'ora, conclusione velleitaria di Ganci. Vantaggio altamurano al 23esimo, lancio chilometrico di Schiavino per Casiello, che buggera Riefolo e fa secco Petrarca. Dopo la mezza, in 60 secondi, prima destro radente ma non angolato di Mariani e poi assist di Figliolia, sinistro di Taurino, che calcia debolmente. Blocca Spina. Formazioni invariate sul prato dopo l'intervallo. Subito dopo il fischio del signor Migliorini di Verona, ci vuole tutto il mestiere dello stopper Carioca per schermare Croce nei 16 metri. Palla puerilmente persa da Clemente al limite all'ottavo, tiro a giro che per fortuna non gira di Sosa. Al 19esimo parabola arcuata di Chiaradia in area, Figliolia artiglia il cuoio e insacca, pareggio meritatissimo per i leoncelli. 26esimo fendente mancino di Spinelli, si tuffa e blocca Spina. Foglia morta di Maffei su punizione al 38esimo, pugni dell'estremo biancorosso in corner. In pieno recupero, altra ripartenza vertiginosa del Bitonto e sfera per Maffei che calcia a colpo sicuro. Bertolo si immola e mette in salvo la sua porta e il punto prezioso per i suoi.